Benvenuti in cucina con Pasta Armando. È arrivata la Pasqua, quindi oggi prepareremo il pastiere Pino. Iniziamo subito con la cottura del treccione. Iniziamo con la composizione del battuto, quindi le uova immancabili. Siamo a Pasqua, l'uovo ingrediente principe. Dopo il parmigiano. Dobbiamo essere molto generosi. Diamo una prima agitata alle uova senza montarle troppo, le lasciamo semplicemente strappate. Aggiungiamo la ricotta, in questo caso di pecora, la rompiamo un pochettino, così facilitiamo la distribuzione all'interno del ripieno. Di seguito aggiungiamo l'immancabile soppressata. Siamo a Pasqua, è il primo periodo in cui i nostri salumi iniziano ad essere pronti. Dopodiché aggiungiamo un primo sale di pecora. Nel frattempo abbiamo foderato uno stampo, in questo caso di 25 cm di diametro, noi con la sugna. Ci siamo, il treccione è pronto. L'abbiamo messo, l'abbiamo portato a metà cottura, quindi andiamo ad unirlo al ripieno, al composto. Andiamo a incorporare, ad amalgamare, a far diventare un unico corpo, un unico composto, il treccione Armando con il ripieno pasquale. Infine l'immancabile pepe, che dà una nota di piccantezza e va a smorzare la dolcezza di tutti gli ingredienti che sono all'interno. Un po' di finocchietto che mettiamo secco. Battiamo un pochettino sotto, così assestiamo tutti gli ingredienti. Un pochettino di pasta la lasciamo anche un po' più libera, perché a noi piace quella parte accruscata, quella parte che diventa croccante. Il pastiere Armando è finalmente pronto per essere cacciato dal forno.